Iniziamo la nostra giornata raccontandovi la storia di Marco e di Claudia, che sono due allevatori di struzzi. Claudia viene da Venezia, Claudia Tessaro, e cosa ti spinge a scegliere la montagna e anche la vita, ecco, dell'allevatrice? Perché ho conosciuto Marco 7 anni fa e poi con lui mi sono appassionata a questa attività e quindi l'ho aiutato in questa esperienza. Insomma, abbiamo realizzato un progetto insieme e adesso siamo qua a presentarlo. Un progetto, Marco, che guarda alla qualità, e tu sei un esperto allevatore di struzzi di vecchia data. Quando nasce questa tua passione? Io ho iniziato a allevare struzzi nel 94, così per passione, insieme ai due amici. Dopo loro hanno intrapreso un'altra strada e invece ho continuato aumentando sempre l'allevamento. Nel 96 ho preso gli altri riproduttori fino ad arrivare ai 30-40 riproduttori e fare fino a anche 500 capi all'anno, insomma. Per capirci, Marco, i riproduttori, li vediamo anche qui, che animali sono? Allora, i riproduttori sono degli animali che minimo hanno 3-4 anni, quando raggiungono la maturità sessuale, ovviamente, selezionati, e sono il motore dell'azienda, gli animali che producono le uova, che noi incubiamo nel nostro incubatoio, dalle quali nascono i pulcini che dopo portiamo all'ingrasso. Per voi, Claudia, le uova hanno una importanza nella riproduzione. Tra l'altro stiamo vedendo queste immagini che è un po' la danza dell'amore, no? Questi animali comunicano. Certo, sì, trasmettono proprio il loro benessere, il benessere animale, e quindi anche noi li seguiamo in ogni fase di crescita, dall'incubazione, di cui mi occupo personalmente, fino all'ingrasso, insomma, alla maturazione. La danza dell'amore, no? Ci fermiamo un attimo su questo. E come avviene? Allora, gli struzzi sono degli animali ovviamente non domesticati ancora, quindi hanno bisogno di tutte le loro danze che fanno in natura. Quindi il maschio rincorre le donne, fa la danza dell'amore per attirarle, si chiama imprinting, e dopodiché ovviamente c'è l'atto sessuale, la riproduzione e tutto quanto. Loro hanno bisogno dei loro spazi e di tutte queste abitudini che hanno in natura, altrimenti non producono, le uova non sono fertili e i maschi riproduttori neanche. Noi, amici, stiamo vedendo questo allevamento degli struzzi, ma stiamo vedendo anche il territorio che ci sta attorno. Allora dedichiamo questa piccola scheda di approfondimento ad altri protagonisti dell'agricoltura della Valsugana. La Valsugana è la valle trentina che più si lega al vicino Veneto, assumendone spesso le cadenze linguistiche e gli usi e costumi gastronomici. Fra le specialità della tavola si annovera la classica polenta derivata dalla varietà di grano turco detta spin, dalla caratteristica forma ad uncino dei suoi semi. Questa varietà di granella, interessante per la sua origine storica, è stata recuperata grazie al lavoro realizzato in questi anni presso la Fondazione De Bellat. Un'altra curiosità è rappresentata dalle verde o verdole, un particolare tipo di cavolo cappuccio fermentato dal colore bianco tendente al verde e dal sapore agrodolce, ideale ad accompagnare quale contorno secondi piatti a base di polenta e carni tradizionali. Le verde sono dunque un particolare tipo di crauti tipici della Valsugana. Il cavolo viene triturato in parti grossolane e messo sotto sale a strati in un apposito contenitore, dove rimane per una settimana a temperatura ambiente e poi per altri 40 giorni in luogo più fresco. La conservazione del prodotto è resa possibile per lunghi mesi grazie ad uno strato di acqua che ricopre sempre il contenitore. Siamo a Samone, in Bassa Valsugana, e questo borgo sta lentamente ritornando anche alla vita dopo un periodo di spopolamento, grazie anche a queste iniziative che sono iniziative che partono dall'agricoltura. E allora qui nel vostro laboratorio, Marco, con Claudia, avete realizzato questa filiera completa, questa filiera corta. E veniamo alla carne, anche dal punto di vista della nutrizione, come alimento. Cosa puoi raccontarci della carne di struzzo? Allora, partiamo dal presupposto che il consumo di carne di struzzi è nato proprio grazie alle qualità sia organolettiche che nutrizionali della carne stessa. Infatti una carne rossa, però magrissima, priva di colesterolo, addirittura metà del pollo, ha una presenza molto significativa di omega 3, che spesso troviamo solo nel pesce e molto basso nelle altre carni,
è tenerissima, molto digeribile, è proprio adatta per bambini, per anche chi ha problemi di cuore, che problemi, i vari problemi che purtroppo al giorno d'oggi abbiamo tutti quanti. La vostra, Marco, è una filiera a metro zero, possiamo definirla così? Sì, praticamente a metro zero. Noi abbiamo l'allevamento, riproduzione che abbiamo visto prima, in grasso degli animali e tutta la trasformazione del prodotto. L'unica cosa che non abbiamo ancora è il macello, che andiamo a macellare a Pergine, a 10 km di distanza, e altrimenti la filiera è praticamente a chilometro zero. Tutti i prodotti qua vengono lavorati da noi, confezionati e commercializzati direttamente. E una curiosità, quanto restano in stagionatura? Allora, queste rimangono in stagionatura circa 25-30 giorni, non molto perché non essendo molto. Una carne magrissima tendono ovviamente ad asciugarsi velocemente, esatto. Ho capito. Sì. E il budello che utilizzi? Allora, qua usiamo budello naturale, sono budelli di maiale, sono le torte di maiale. Sì. Esatto. Sì. Ecco, vediamo dunque filiera locale, questo pezzo, Claudia, è un... È il filetto reale. Che è ottimo per... Le tagliate, una tagliata. Adesso vediamo adesso il confezionamento. Adesso la confeziono. Qui la carne, come vedete, arriva, dopo viene sezionata e lavorata da mio marito, dopodiché io la confeziono. E ogni taglio serve per la trasformazione. Facciamo i salumi, facciamo il salame, la lucanica fresca, oppure le bresaole, i prosciutti cotti e viene tutto trasformato qui in azienda da noi direttamente presso il nostro laboratorio. C'è poi un'altra attività, ecco, che dà molto colore, se vogliamo, alla vostra vita, no? Che è poi quella della decorazione, sì, di altri prodotti, delle di altre uova. Proposte. Sì, la decorazione e la lavorazione delle uova. E, noi facciamo delle decorazioni. E vendiamo delle uova appese oppure per soprammobili, insomma, uso soprammobili, e delle capanne natalizie a seconda dei temi natalizi oppure pasquali, e quindi abbiamo sempre a disposizione dei prodotti originali, delle idee regalo, una cosa diversa, insomma, da presentare ad amici, parenti. E clienti. E clienti, naturalmente. Thank you.